Siamo alla Corte di Felsina, Associazione Arte e Cultura, oggi in collegamento con la fotografa bolognese Maria Grazia Ferri, che saluto. Ciao Maria Grazia! Ciao Annarita, grazie mille a te e alla Corte di Felsina per questa opportunità. Grazie a te, ben trovata, grazie di esserci venuta a trovare, anche se virtualmente, vista la tempistica che abbiamo in questo periodo storico un po' particolare di pandemia, e noi ci incontriamo virtualmente, ma è sempre meglio che nulla. È vero, Maria Grazia? Perfetta tecnologia, mi verrebbe da dire. Siamo le tecnologie, esatto. Allora, abbiamo selezionato una serie di tuoi lavori oggi, lavori fotografici che tra poco andremo a mostrare e che poi magari dopo ci narrerai, un po' ci racconterai. Volentieri. E intanto però vorrei cominciare un pochino dicendo che tu, oltre ad occuparti di fotografia d'arte, gestisci anche un'associazione d'arte, un'associazione artistica e culturale e che si chiama Circo l'Art. E che ha sede a Pavullo nel Frignano, sulle splendide colline modenesi, sull'Appennino, e che hai fondato qualche anno fa e che insieme al pittore Lorenzo Mesini, e che oggi è vero, e che oggi conta, insomma, al suo attivo un bel numero di artisti che sono locali e anche esterni. Dico bene? Sì, dici benissimo, anzi ti ringrazio per l'occasione che mi dai di parlare anche del mio circolo, che poi in fin dei conti è simile alla tua associazione. Circolo Arte infatti è nato per volontà del pittore Lorenzo Mesini, che ne è anche il presidente, io sono la segretaria. E insieme a un altro gruppo di soci fondatori abbiamo dato vita a questo gruppo. Come hai detto giustamente tu, sono pittori, fotografi, scultori, poeti della zona del Frignano, ma anche del Modenese, del Bolognese come me. E sono molto orgogliosa di questo gruppo. Siamo attualmente una ventina di iscritti. Abbiamo anche una pagina Facebook del Circolo, in cui diamo l'opportunità non solo a noi membri veri e propri, ma anche a tutte le persone che hanno piacere di mostrare le opere, le loro creazioni, di farle vedere, perché la nostra priorità è sempre quella di mostrare l'arte e di rendere un po' più bello il mondo, perché Assolutamente. l'arte aiuta. Soprattutto in momenti come questo, dove non ci si può frequentare, non ci si può vedere per collettive o mostre, quindi siamo tutti relegati davanti a uno schermo, ci aiuta anche a condividere cose, interessi in comuni e anche valori in comuni. Esatto. Assolutamente, infatti speriamo di poter continuare anche in futuro a portare avanti le nostre collaborazioni che stiamo facendo Certo. anche con la Corte di Felsina insieme a Circo l'Arte e di allargare sempre di più queste Sì. Speriamo possibilità, vero, di parlare di arte e presto. bellezza. Assolutamente, ma noi ne siamo assolutamente certi, siamo ottimisti al 100%. Allora vorrei dire, tanto per cominciare, Maria Grazia, prima di illustrare un pochettino le tue opere, che tu intanto, sebbene non siano moltissimi anni che appunto hai cominciato a intraprendere questa attività artistica legata alla fotografia, però già oggi puoi vantare un po' di mostre, insomma, hai già fatto diverse mostre, hai un bel curriculum di mostre che hai realizzato in giro per l'Emilia, Romagna, e tra l'altro qualcuna di te, ci tengo a dirlo, però ti hanno organizzato anche alcune mostre monografiche, per esempio alla Galleria Pedrocchi di Fanani. Fanano, Sì. nei sotterranei, alle Gallerie Vero dei Sotterranei del Palazzo Storico, Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, in questo territorio bellissimo che sicuramente no, io consiglio di visitare, consiglio a tutti di visitare perché sono luoghi storici ricchi di interesse, non solo storico, ma anche per quanto riguarda la natura, per gli usi, i costumi dell'antichità, del mondo contadino, eccetera, eccetera, che tra l'altro, devo dire, mi ci aggancio, infatti, è proprio, sono argomenti che interessano anche in modo particolare la tua stessa arte, la tua arte fotografica si basa moltissimo anche su questo genere di soggetti che derivano appunto da questi usi e costumi dell'antichità. Tu però, diciamo, come provenienza, come formazione,
In realtà provieni dagli studi umanistici all'Università di Bologna e poi per un certo periodo hai svolto l'attività di web designer, mi sembra, se non sbaglio. Esatto. Però poi il tuo amore per la fotografia ha cominciato, diciamo così, a prendere il sopravvento, io credo, sin dall'adolescenza, insomma, sì. Ma da pochi anni, non da tantissimi anni, hai cominciato a coltivare questa tua arte, diciamo così. E quindi la paesaggistica, scenari di antichi usi, come abbiamo detto prima, del mondo contadino, ruderi, tutti di questi territori, però anche ritrattistica e anche temi sociali, la vita reale, diciamo così. E quindi sono, diciamo, le tue fotografie, i tuoi scatti fotografici, che sono anche tra l'altro ricchi di cura per i particolari, sono scatti molto precisi, ecco, tu lavori molto con la precisione, e infondono però alle tue immagini sia che tu tratti temi sociali, sia che tu tratti appunto altre tematiche come la natura, eccetera, e hanno sempre un filo conduttore, una sorta di fil rouge, come mi piace chiamarlo, che porta lo spettatore, il fruitore, dentro un mondo un po' romantico, insomma, comunque un mondo intimo, ecco, che va, diciamo, a lavorare nell'introspezione in un certo senso, quindi va proprio, come posso dire, a focalizzare l'attenzione in queste particolari caratteristiche. Quindi, come tu citavi, insomma, tempo addietro, la celebre frase che vorrei dicessi tu di Henri Cartier-Bresson, diceva: diceva che la fotografia è allineare mente, occhi e cuore. È una frase in cui mi riconosco tantissimo e credo di aver avuto questo sentire sia dall'adolescenza, come tu giustamente hai ricordato. Ho iniziato con le prime fotografie proprio che ero una bambinetta, no? Con la mia prima macchina fotografica, era una Minolta automatica, me la ricordo ancora, sono stata alle medie. E poi ho proseguito un po' con il piacere di fare le fotografie in qualsiasi situazione mi trovassi, dalle amicizie alle gite. Poi un po' si è interrotta per motivi di lavoro, per motivi di studio, perché facevo l'università. È ripresa, diciamo, da un 5 anni a questa parte, dove ho avuto l'occasione di approfondire maggiormente lo studio delle tecniche fotografiche e anche di dedicarmi con maggiore calma, con maggiore tempo, alla ricerca di quello che poteva, essere magari il soggetto giusto nel momento giusto. Ci vuole a volte anche fortuna, Sì. perché non sempre è questione di tecnica, molte volte anche fortuna. Esatto. E ho sempre cercato di fotografare, come giustamente hai detto, che sia una tematica sociale, quindi una foto, adesso viene chiamata street art, sono soggetti del nostro quotidiano, ecco, oppure che sia un ricordo del passato. Quindi una tematica rupestre contadina, piuttosto che magari un soggetto inerente alla natura, o altre cose, anche l'antiquariato mi interessa moltissimo, quindi ho fatto anche delle foto inerenti a oggetti proprio antichi, antichi che a me comunque ricordavano qualcosa. Ho sempre cercato di, oltre ad avere in testa l'idea dell'immagine come potesse venire nel risultato finale, ma soprattutto di trasmettere non solamente quello che vedevo, ma quello che c'era dietro a quello che vedevo. Quindi la mia scala di valori, una scala anche fondamentalmente etica, quello che per me è importante, quindi la natura innanzitutto, perché la natura per me è la bellezza suprema e quindi deve essere sempre ricordata, come dire, forse come hai detto giustamente tu, in una maniera un po' romantica, perché è fondamentalmente sempre una nostalgia di questo rapporto che noi sempre auspichiamo con la natura e nella società odierna non sempre troviamo, soprattutto per chi vive in città come me e si deve ritagliare dei momenti di tempo per poter fare delle gite o per trovare il momento di raccogliersi con la natura, ma è fondamentale. E lo stesso nelle mie fotografie di street art, come ti dicevo, perché il trovare certi soggetti, per me diventano soggetti fotografici,
quando io realizzo una fotografia che sia a colori o in bianco e nero, poi magari ti spiegherò il perché tendenzialmente per questi soggetti utilizzo il bianco e nero, è anche un fare pensare. Un far meditare a quello che ci può essere dietro, ai valori che talvolta abbiamo perso come società, a quelli che possiamo recuperare. Ed ho sempre uno sguardo, comunque, cerco di dare uno sguardo positivo sul futuro. Da una parte ci si può trovare forse un po' di malinconia, ma dall'altra, non ci si trova mai rassegnazione. Ecco, per me, quello è importante. Io cerco di fare, percepire, ai fruitori delle mie opere il mio messaggio, ma sempre in maniera propositiva, perché sia uno stimolo o anche solo a fantasticare su un paesaggio, su un fiore, piuttosto che su un lago, oppure meditare su quello che anche noi possiamo fare di piccolo nel nostro per cambiare le cose. Assolutamente. Ecco, infatti una cosa che appunto si notava riguardo alle tue fotografie, parlavi adesso di bianco e nero e di colore, effettivamente nelle tue foto più, chiamiamole di street art, ecco, a carattere più sociale, solitamente prediligi l'uso del bianco e nero piuttosto del colore. Invece il colore tu lo utilizzi molto di più per quanto riguarda le fotografie, il genere che riguarda la natura, insomma tutti gli altri ambiti. Ecco, perché? Anche perché, ti chiedo il perché, anche perché si nota comunque che anche nelle tue foto in bianco e nero, c'è una caratteristica particolare che è quella di elaborare, di lavorare molto sul tono, cioè non è un accontentarsi di utilizzare una semplice foto in bianco e nero che deve dare un certo tipo di resa, è quasi come cercare di giocare con le tonalità, con il tono. È vero. Del colore anche nel bianco e nero, e questo diciamo dà una resa un po' particolare alle fotografie in bianco e nero perché riportano, nonostante siano foto di street art, cioè di vita sociale odierna, insomma, quindi di oggi, c'è sempre questa nota un po' malinconica, un po' comunque di atemporalità, ecco, sembra quasi di uscire Brava, fuori dal tempo. bravissima. Ecco, è una cosa, ecco. Che tu, diciamo, questa è una tecnica che tu hai studiato appositamente o viene spontaneamente questa cosa nell'uso del bianco e È una tecnica che viene spontanea, ma si richiama. No, sai perché ti spiego? Allora, la tecnica che io posso impiegare nell'inquadratura, no? Anche nella fotografia, ci sono certe regole per rendere una fotografia più attraente, la classica regola dei tre quarti, ci sono tantissime regoline, l'indirizzo della luce, lo studio della luce, il tempo di posa, quello sicuramente, quello c'è. Però diciamo che viene spontaneo nel momento che io ho deciso cosa trasmettere, perché anche la gradazione del mio bianco e nero ha un significato. Può essere, come dire, una gradazione, come tu dici giustamente, malinconica e quindi in un certo senso, oltre che a mettere in luce il soggetto, io richiamo cosa può significare metaforicamente quel soggetto. E quindi tutte le sfumature del bianco e nero a me servono, fra virgolette, Certo. diciamo, le uso proprio per ampliare maggiormente questa sensibilità da parte di chi fruisce l'opera fotografica. Esatto, Poi ci esatto. sono quelle foto in cui smaccatamente uso i toni della luce, quindi il bianco e nero, come se si trattasse di cioè di un'opera teatrale. Perché io sono molto attaccata al teatro, anzi mi dispiace che purtroppo in questo periodo i teatri siano chiusi, ma al di là di tutto, la drammatizzazione a volte di un soggetto fotografico a me serve per trasmettere il significato intrinseco che ha l'opera. E quindi è anche come dire, una spinta quasi etica che io do alla mia opera. Quindi Assolutamente. lì magari non troveremo solo la vena malinconica, ma
possiamo trovare anche quella di denuncia sociale o di smuovimento della coscienza. Ecco, drammatizzando particolarmente il mio soggetto, cerco di far capire a chi fruisce la mia fotografia che cosa significa nella mia mente quella determinata ambientazione o quel determinato soggetto. Assolutamente. Ecco, allora a proposito di tutte queste cose che abbiamo spiegato adesso, vorrei cominciare a farne vedere alcune di queste foto. Come? Volentieri. Bene. E quindi dunque partirei proprio dal discorso del sociale. Facciamo vedere un paio di fotografie. Questa, per esempio, adesso io mi sposto così si vede meglio il fondale. Ecco, tu la vedi? Questa qui, sì, è una di quelle opere che ti dicevo sono smaccatamente in bianco e nero, no? Esatto. Un po' teatrali. Questa l'ho realizzata in uno dei nostri bellissimi portici di Bologna, penso che sia il portico a fianco della cattedrale di San Pietro. Una domenica mattina, girando con la mia macchina fotografica, mi sono ritrovata davanti la scena di questa persona che non si capisce bene se è un ragazzo, una ragazza, l'età, quello è indefinito, però è molto ben definito il contesto, Esatto. perché c'è questo materasso sporco, lurido, possiamo dire, impilato Sì. in un angolo. Questa persona che dorme per terra, poi guarda, è tutta vestita di bianco, tra l'altro, quindi c'è Infatti, questo da questo. contrasto di bianco e nero molto forte, questa Esatto. quasi cangianza, no, del bianco che stride enormemente Esatto. con il soggetto e mi ha fatto pensare ai contrasti non solo della nostra bella Bologna, perché io adoro Bologna, però ci sono tanti contrasti che bisognerebbe risolvere, ma anche dell'intera società. Quindi Assolutamente. questa è una delle foto in cui io focalizzo per mirare l'attenzione sul contesto morale, quindi c'è un messaggio etico dietro. Assolutamente, assolutamente. E la particolarità è data proprio dal fatto che sembra quasi una foto appunto appositamente costruita proprio per l'abbigliamento, e in realtà è In una realtà foto è, reale. come ti dicevo, molto spesso ci sono certe situazioni che superano la realtà. Esattamente. Qui non c'è nulla di costruito, è stato veramente un ritrovarsi, una situazione per me dolorosa, perché non vorrei mai vedere certe situazioni, che ho voluto, come dire, documentare magari anche in maniera un po' forte per far riflettere chi la vede. Assolutamente. Sì, assolutamente, anche perché oggi come oggi, sono scenari che si stanno vedendo per le strade sempre più spesso, purtroppo. Purtroppo Esattamente. sì. Se passiamo a quest'altra, anche questa è una fotografia molto particolare, se ce la descrivi, per questa è anche proprio una particolarità dal punto di vista della costruzione della fotografia. Sì, a questa foto sono particolarmente legata. Innanzitutto è stata la prima foto con cui ho partecipato a una delle tue collettive, la Corte di Esatto, Fossile. Me la ricordo la benissimo. ricordo bene, sì. Ero a Firenze, ero andata in gita, mentre giravo per la città mi sono ritrovata a passare proprio di fianco a questa signora. Io quando trovo un soggetto particolare, poi forse questa è una mia caratteristica, magari ad altri fotografi capita diversamente, ma quando trovo un qualcosa che mi colpisce vado, fra virgolette, quasi in trance. Quindi io ho subito preso la macchina fotografica, mi sono resa conto che oltre alla signora, quindi al soggetto, c'era anche questa particolarità del vetro dietro di lei, quindi queste mani elevate al cielo che sembrano quasi una preghiera e il vetro è frantumato. Quindi è come se di fronte alla desolazione, alle problematiche dell'essere umano, a volte anche le preghiere venissero frantumate. Quindi guarda, questa non è stata costruita volutamente, è stato veramente un colpo di fortuna, come si dice. Qui ho colto, come vedi, ecco qui il bianco e nero è molto meno calcato, perché qui c'è sicuramente un senso anche di malinconia, c'è un senso più spirituale dato anche dalle mani che si ergono dietro al soggetto Assolutamente. principale e soprattutto
vorrei focalizzare l'attenzione agli occhi, lo sguardo di questa donna. Non si è neanche accorta che io passavo, non si è accorta di tutto quello che era intorno a lei. Quindi anche qui un senso di denuncia, Assolutamente. o comunque di anche amarezza, Certo. amarezza per la condizione di alcuni esseri umani, che a Assolutamente, sì. me tocca particolarmente. Particolarmente, certo. Particolarmente, sì, soprattutto quando mi capitava anche di girare in centro a Bologna, una volta anche la sera, adesso un po' meno, quando ero più giovane, io mi, come dire, guarda, ti dico questo episodio per farti capire come sono, così capiranno anche un po', i nostri amici che ci seguono. Una volta uscii dal teatro comunale, perché come sai, o comunque ti ho detto, amo molto andare a teatro. Ero in una compagnia di amici e mentre tornavamo verso le nostre macchine, c'erano dei clochard che dormivano nella parte dietro del comunale e loro parlavano un po' a voce alta. Io gli dissi: "Shh, fate silenzio perché disturbate coloro che dormono". Cioè, per me sono persone che devono, insomma, essere aiutate nella loro dignità. Per me è importante, bisogna sempre fare di più. Spero che si possa sempre fare di più. Sì, infatti ce lo auguriamo anche perché assolutamente oggi come oggi stiamo veramente ritornando quasi indietro nel tempo, cioè scene che non si vedevano più insomma, e così in maniera così sistematica non si vedevano più insomma, da veramente dal dopoguerra, insomma. E oggi sembra Davvero. quasi che stiamo riprendendo un attimo, insomma, delle situazioni che non sarebbero invece in un'epoca come questa, cioè ormai siamo nel nuovo millennio, non si sarebbe dovuto più vedere, ma a quanto pare si vede che invece la storia si ripete. Non è vero, come dice Sì, qualche persona, sembra che che la storia sì. sia proprio ciclica, Assolutamente, speriamo prima o poi, insomma, di riuscire a trovare il modo per non assolutamente. vedere più certe situazioni. Wow, esatto. A proposito di storia, invece, parlando invece di una storia un po' più, legata alle tradizioni, ora voglio mostrare qualche immagine che fa parte invece di una serie, appunto, di fotografie di un altro genere che tu affronti, appunto, adesso ne vedremo alcune, che è questo discorso, appunto, delle antiche civiltà, del mondo contadino, delle vecchie, usanze, dei tempi passati. E anche questa fotografia qui è molto particolare. È un'elaborazione, una foto. È una foto, così come la vedi, è stata scattata. Questa fotografia non è assolutamente elaborata. È una vecchia stufa economica che io ho trovato in una delle tante case abbandonate, che mi è capitato di incontrare nei miei giri fotografici, e mi ha colpito subito, per questa presenza di questo telo rotto con questi decori in un blu, quel blu delle ceramiche di una Esatto. volta, delle Esatto. maioliche di una volta. E poi perché era ancora una bellissima stufa, quindi mi è anche dispiaciuto vederla abbandonata, era all'esterno, fra l'altro, di una casa, anche se mi è capitato di andare anche in certi interni e bisogna stare attenti ai soffitti, soprattutto. Però sì, è una foto a cui sono particolarmente legata. Adesso fa parte di una collezione privata perché l'ho venduta. E per me rappresenta il nostro Assolutamente. passato, l'infanzia che ritorna in una certa tipologia di oggetti, come questa stufa, appunto, che per Esatto. me è valorizzata, dal Dal colore colore. proprio di questo telo e del decoro. Sì. Infatti, per questo ti chiedevo se fosse stata, se era una lavorazione digitale, proprio perché c'è questo È colore assolutamente così. particolarmente vivo. Infatti è È curiosa questa. assolutamente così. Come l'ho trovata questa? Come l'hai trovata? Ecco, quest'altra invece. Allora, questa qui rappresenta un vecchio carretto in legno con una ruota. Erano posizionati all'esterno di un borgo vicino a uno dei tanti paesi dell'Appennino, si chiama Cuscogno, comunque, con sopra della legna tagliata. Ecco, a me è piaciuta tantissimo, perché
perché mi ricorda il passato rurale, mi ricorda la fatica dei nonni, la fatica, insomma, di tutte quelle persone che Vissuto. hanno, come dire, dato di tutto e di più per far grande anche il nostro paese. Quindi, per me rappresenta una parte dell'artigianato proprio anche locale, a cui sono particolarmente legata, e soprattutto anche la fatica proprio delle Del lavoro, persone in sì. un esatto del lavoro. Sì, sì, sì. Del lavoro manuale. Ecco, Esatto. rimanendo su questi generi, però qui ecco, passiamo a un genere, qui sono fatte a colori, è un genere che ritorna sempre indietro nel tempo, quindi queste sono composizioni di oggetti che tu metti insieme. Come le realizzi queste fotografie, questo genere? Allora, questa serie di foto penso che tu ne abbia un paio che ho Sì. realizzato sempre nello stesso posto. Ero a Sabbioneta, in provincia di Mantova, questa bellissima città della Lombardia, bravissima, proprio questo. E, ho avuto la fortuna di imbattermi in un palazzo pieno di cose antiche. Non potrei dirti che era come un negozio di antiquariato, perché era veramente un palazzo d'epoca, pieno pieno zeppo di queste particolarità, dal cortile ai piani superiori, e poi tante stanze erano anche chiuse. E le foto sono state realizzate con luce naturale. Io non uso mai flash. Aumento l'apertura del diaframma, ovviamente velocizzo il tempo di esposizione. Esatto, questa è la foto di un si vede di un vecchio specchio, Esatto. anche un po' rovinato, no? Che è davanti a degli oggetti antichi. Sarà perché io adoro i mercatini dell'antiquariato, le cose vecchie, le cose antiche, e allora mi sono ispirata. L'altra foto invece che hai fatto vedere, quella con il quadro, è perché mi sembrava particolarmente piacevole, perché c'è questo vecchio quadro, non so di Esatto. quale pittore, e in più ci sono delle riviste. Vedi, c'è il poliglotta, ci sono queste riviste antiche, quindi era tutto un assemblamante un po' particolare, un po'. Le Quindi non hai realizzato tu la composizione, ma le hai trovate così come tu ho hai fatto, puoi trovate fare esattamente così. quello che Ah, hai io non visto. sposto mai nulla, anzi, delle volte mi trovo qualcuno che dice: "Ma l'hai costruita la foto?" No, assolutamente. Io non tocco mai nulla. È proprio Quello sì, che il immortale. fotografo è. A proposito di immortalare le cose come sono, ora ti faccio vedere invece passando al genere della natura, i fiori. Ecco, questa per esempio potrebbe essere una composizione, assolutamente no. Anche questa ho fotografato le rose come le ho trovate. Guarda, qui ero a Menton, ero di passaggio, sì, ho trascorso la notte, ero proprio di passaggio che stavo andando in Provenza, e andando a fare una passeggiata dopo cena, non mi ricordo bene se prima di cena, comunque, di fronte al porto, questo bellissimo porto, ho trovato questo cespuglio di rose, sono rose antiche, sono rose quasi Bellissime. sfiorite. E Esatto. nella luce dorata del tramonto ho colto l'attimo di questa immagine. Di romanticismo e anche un po' Sì, malinconia. qui c'è molto romanticismo e malinconia. Malinconia. Bellissima. E poi questa la devo far vedere, la mia preferita. Ora spiegheremo anche il perché. Cosa ci racconti di questa bellissima rosa? Allora, questa io l'ho intitolata la mia gigante rossa. Beh, la rosa per me è la regina dei fiori. Tutti i fiori sono stupendi, però la rosa è quella che esemplarmente simboleggia la bellezza floreale. Assolutamente. Rossa perché il rosso è un'emozione forte, rosso passione, è rosso dei sentimenti, a volte anche il rosso del dolore, quindi ci possono essere diversi richiami. Qui Assolutamente. sì, ho elaborato la foto, quindi non è solo la rosa, era una rosa recisa che avevo ricevuto in regalo, ma qui è stata elaborata perché la rosa per me è diventata atemporale, è rimasta marmorizzata, come vedi, Esatto.
C'è questa screziatura, questi sbaffi di bianco. Qui sì, ho usato una tecnologia apposita digitalmente e ho creato questa foto a cui anch'io sono particolarmente legata e fa parte anche questa di una collezione privata adesso. Esatto, anche io sono particolarmente legata perché abbiamo proprio scelto, è stata scelta questa fotografia, qui ci tengo a dirlo, per realizzare la copertina di un libro che abbiamo realizzato insieme a 64 artisti, tra cui Maria Grazia Ferri, alla corte di Felsina, e abbiamo realizzato questo libro che si intitola Alla ricerca della bellezza, e in cui questi 64 artisti raccontano, ciascuno a proprio modo, che cosa è per loro la bellezza e soprattutto che cos'è per loro l'ispirazione creativa. È un libro molto interessante che si trova in tutte le librerie e anche su Amazon. Mi permetto di fare un secondo di pubblicità che porta tra l'altro la prefazione del noto maestro scultore bellunese Franco Murer, figlio d'arte, figlio del grande Augusto, che è stato uno dei maggiori scultori dell'arte italiana del Novecento, e siamo stati molto contenti che lui abbia fatto insomma la prefazione di questo libro, ed è stato scelto proprio questa tua elaborazione fotografica. Perché? Perché la rosa è il simbolo della bellezza, rimane da sempre il simbolo della bellezza. Quindi ti ringraziamo ancora oggi, Maria Grazia, per averci. Grazie a voi, per me è stato solamente come dire, un orgoglio, insomma, una cosa molto bella che abbiate proprio scelto la mia foto. Vi Abbiamo ringrazio. scelto te. Ecco, allora, passando invece, così ci cominciamo ad avvicinarci anche alla conclusione della nostra piacevolissima chiacchierata, vorrei soltanto far vedere ancora qualche fotografia che riguarda invece la ritrattistica, in questo caso gli autoritratto. Tu hai preso te stessa come modella per realizzare alcune fotografie molto particolari. Questa è una fotografia che ricorda un pochettino lo stile dei maestri preraffaelliti, della pittura preraffaellita. E c'era qualche tua intenzionalità o è stato un caso? Ma innanzitutto volevo puntualizzare che non è una forma di narcisismo la mia, quella di fare degli autoritratti. Non c'era neanche bisogno di E dirlo. diciamo che li ho realizzati anche per questione di divertimento dall'anno scorso, in questa fase di pandemia, quindi chiusi in casa, insomma, non potevo avere amiche o soggetti disponibili che si prestassero a fare dei ritratti per me. Quindi ho utilizzato la mia faccia. E quindi mi sono, come dire, ho sperimentato e mi sono anche divertita. E Certo. questa foto è di un momento particolare della mia vita, un momento un po' delicato. Ho voluto soprattutto focalizzare innanzitutto la relazione che c'è fra l'immagine femminile, quindi la donna, e la natura con la sua bellezza, i fiori, c'è cioè questo girasole che si unisce al mio viso di tre quarti, ma l'espressione si vede, non è un'espressione particolarmente felice, è un'espressione un po' fissa nell'eterno dolore, nell'eterna malinconia. Quindi anche in questo caso ho trasmesso, come dire, un significato di da una parte bellezza per la natura, per la rappresentazione femminile, calata nelle difficoltà del momento, nella difficoltà della vita, dell'attimo. E se tu la ricordi ai preraffaeliti, mi fa solo che piacere Ricorda un appunto pochettino di quello stile, esatto, lo richiama comunque un pochino alla mente. Era per questo che volevo sapere se era una cosa casuale oppure no. Poi se io ti faccio vedere quest'altra che è molto particolare, anche questa come fotografia. Allora, questa qui è stato un gioco di sovrapposizioni di immagini. Questa è un'immagine un po' più, come dire, la donna, non è solo angelo, può essere anche un po', come dire, un po' un diavoletto.
Cioè, mi ricordava molto, tu prima hai citato giustamente i preraffaeliti, io qui ti posso ricordare le atmosfere di un Baudelaire, le atmosfere di un decadentismo, questi toni del verde mi ricordano l'assenzio, mi ricordano queste atmosfere un po' particolari del nostro passato storico, e quindi anche qui ho giocato sostanzialmente con lo sguardo non particolarmente angelico, con l'abbinamento di questo fiore sui toni dell'acido, sui toni, forse proprio per, come dire, per dare un'idea di una donna che non è sempre la donna angelo, non è sempre la donna romantica. Oppure c'è una certa volontà di romanticismo con una nota un po' acida dietro. Realismo anche, perché la donna è anche questo, insomma, non è che Sì, possa. Non è è un'altra sfaccettatura dell'universo femminile. assolutamente, e guai se non fosse così, perché assolutamente è vero, l'umanesso Esatto. umano è fatto di tante sfaccettature. Questo tipo di soggetto tu lo hai riprodotto anche con appunto le sfumature che dicevamo prima, i toni che dicevamo prima anche in bianco e nero. Ecco, ci descrivi un pochino quest'altro tipo di. Qui ho proprio voluto giocare, ho voluto giocare. Allora, quello che sembra questo copricapo piumato sostanzialmente è una rosa antica sfiorita, una rosa bianca. Ho giocato appunto anche qui in maniera digitale sull'immagine. Volevo dare un po' un tono della Belle Époque, un po' Esatto. quei toni come dei primi del Novecento, queste donne un po' fisse, un po' morbide, un po' spirituali, ma nello stesso tempo anche donne concrete e insomma, anche artiste, insomma, sono stati anche gli anni in cui le donne iniziavano, come dire, a rivendicare forse anche i loro diritti. Quindi, quindi qui ho Assolutamente. giocato molto con le fotografie, con le immagini, ho Con giocato le molto. immagini, assolutamente. A proposito di Sempre per dare immagini. quest'idea di una donna da tante sfaccettature, perché Esatto. secondo me ognuna di noi, ogni donna, non è solamente l'immagine che delle volte si dà tutti i giorni agli altri, ma abbiamo tante sfaccettature. Io qui ho giocato perché ognuna di noi è tante cose nello stesso momento. Esatto, come dicevamo prima, appunto. A proposito di immagini, vorrei farti vedere ancora questa che è completamente diversa. Stiamo parlando di tutta un'altra cosa, un'immagine particolarissima che con questa immagine tu ci aiuti a chiudere la carrellata. Ce ne Sì. parli un pochino di questa? Sì, queste sono delle opere di uno scultore che ho trovato in uno dei mercati dell'antiquariato di Santo Stefano di Bologna. Sì. C'erano queste due statue, come vedete, sono dei volti non proprio definiti, cioè sono definiti nei particolari, però magari manca un pezzo di viso, il collo. Sì. Diciamo che ha scatenato il mio interesse, il richiamo metaforico di queste maschere. Io mi sono Esatto. ricordata di Pirandello, mi sono ricordata dell'incontrare nella nostra vita tantissime persone, ognuna, come dire, con il Presenta. sfacciamento, esatto. No? Però il volto, quello vero e proprio, rimane nascosto. Quindi vedi, una è anche in posizione che mette un dito come per dire silenzio. Quindi anche quello è indicativo, perché molto spesso anche nella società sarebbe meglio, anziché parlare a vanvera, Sì, bisognerebbe meditare e ascoltare. assolutamente. E l'altra invece è più assopita, è una posizione molto più dolce, quindi molto probabilmente è anche un simbolo di quello che possiamo a volte anche abbandonarci, possiamo avere anche fiducia, insomma, soprattutto noi artisti, nel modo di fare arte. Dobbiamo avere fiducia che l'arte dia sempre un significato alla vita e di portarlo avanti credendoci.
Assolutamente, infatti quello che dico sempre anch'io, ormai sono tanti anni che appunto sono in questo ambito e lo dico sempre agli artisti, soprattutto ai giovani, non focalizzate tanto la vostra attenzione sul fatto di fare arte, perché a volte si deprimono, no? Si deprimono perché non vedono, non raggiungono questo successo che loro vorrebbero naturalmente ottenere, perché poi quando tu realizzi delle opere d'arte vorresti subito essere riconosciuto. Ma io ho sempre pensato che e di questo, questo fu una cosa che mi insegnò tra l'altro un importantissimo artista bolognese, e quando io ero ragazza, quando ero giovane, lo frequentai come maestro, perché lui aveva già la sua età, era Aldo Borgonzoni, e aveva già diversi anni insomma all'epoca, e lui lo diceva, cioè, vedi, non bisogna assolutamente pensare come artista di fare arte per farne un mestiere che poi ti porti, diciamo, non deve essere un mestiere, deve essere qualcosa che tu fai per te stesso. Poi naturalmente lo trasmetti agli altri. E io in questo modo sono anche riuscito a farlo diventare un mestiere, perché lui è stato uno dei pochi poi che è riuscito realmente a trasformare in mestiere questa sua attività. Cioè, però non bisogna partire da lì, perché se si parte da lì, automaticamente è più difficile, perché tu comunque non riesci ad esprimere te stesso, cioè l'arte è un'espressione di sé e poi è una trasmissione di emozioni. Se tu lo fai solo con questa idea di arrivare a fare un successo di carriera, che ci sta, perché naturalmente tutti avrebbero questo piacere, però è proprio secondo me sbagliato partire con questo piede, e purtroppo io vedo che spesso invece c'è questa caratteristica in alcuni artisti, che poi naturalmente li porta, quando vedono questo apparente insuccesso, perché poi non è insuccesso, è semplicemente che ovviamente la vita è fatta così, insomma. Sì, E purtroppo è così. Io la penso pienamente come te. Io infatti. sono contenta, sono contenta quando vedo che le mie opere vengono apprezzate da chiunque, può essere un bambino, può essere un anziano, non è il successo o la vendita quello che a me fa apprezzare il mio lavoro, ma è quanto vedo che arriva alle persone. Quindi quello per me è la cosa più importante e soprattutto nella libertà di trasmettere quello che io sento, ecco, non dovendomi mai piegare a dei diktat o a mode o a altri fattori che siano economici o di interesse. Ecco, per me era importante rimanere fedele a quello che sento, quello che credo a livello È una cosa artistico. importantissima per un artista, questo sicuramente. Bene, Maria, grazie. Allora, noi ti ringraziamo davvero per questo bellissimo colloquio, Grazie insomma, che a voi. abbiamo portato avanti, e non ci rimane che dire ai nostri spettatori dove ti possono trovare se volessero contattarti, insomma, venirti a trovare nel tuo atelier, che indirizzo possiamo dare? Abbiamo un sito. Allora, il sito purtroppo ancora non è pronto, ci sto lavorando. Mi possono trovare sicuramente sui social, sia su Facebook come Maria Grazia Ferri che su Instagram. Io sono qui a Bologna, quindi in ogni caso i miei ricapiti sui social ci sono. E per chi ha voglia anche di venire a vedere il nostro Circo l'Arte, basta guardare su Facebook Circo l'Arte e si trova tranquillamente. Quindi direi insomma di essere accessibile e spero di poter riproporre i miei lavori il prima possibile in qualche collettivo con voi o in qualche mostra. Assolutamente, ce lo auguriamo tutti, perché sarebbe un buon segnale anche Grazie. per dire che questa pandemia sta terminando. Ecco, vorrei ricordare allora per concludere che possono trovarti anche su www.lacortedifelsina.it nella sezione artisti, digitando il nome Maria Grazia Ferri, e si possono trovare ulteriori informazioni. Allora, Maria Grazia, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, ti salutiamo e salutiamo Grazie, grazie a voi, grazie. E salutiamo.